Ciao a tutti, oggi parliamo di Lovely Complex, un anime del 2007 di soli 24 episodi prodotto dallo studio Toei Animation e basato sul manga di Aya Nakahara, conclusosi nel 2006. Questo anime è stato anche acquistato in Italia e mandato in onda da Rai 4, quindi gode di un doppiaggio italiano. Tuttavia, lo dico subito, io non l'ho seguito là, ma l'ho recuperato successivamente grazie ad internet. La serie, nonostante rientri senza alcun dubbio nella categoria shoujo, è un anime che mi è piaciuto particolarmente ed è probabilmente per me, poi non so, lo shoujo più bello che abbia mai visto. Questa serie segue le vicende di questa ragazza qui, Rizako Izumi, che è una ragazza che frequenta le superiori ed è la più alta della sua classe, ma in generale proprio della media giapponese femminile. È circa 1,70 m, che diventerà 72 nel corso della serie. Il suo unico obiettivo è quello di trovare un fidanzato. Si innamora anche di un ragazzo, però questi la respinge. Cerca di appiopparselo in qualche modo, facendosi aiutare anche dal suo compagno di classe, protagonista maschile della serie, Atsushi Otani, che a sua volta è innamorato della sua amica, quindi cercano di aiutarsi a vicenda. Tuttavia non ci riescono, entrambi vengono respinti perché i due loro interessi amorosi si mettono insieme tra di loro e quindi ciaone. Allora Risa è triste, tuttavia si innamora senza volerlo di Otani. C'è un problema però: Otani è bassissimo per la media giapponese maschile ed ecco quindi finalmente un problema reale tra la coppia dei protagonisti. Non ci sono dubbi stupidi e cretini o problemi campati per aria che sono soltanto utilizzati per tirare avanti per 26 puntate. Qui c'è un problema forse non serio, ma comunque concreto. L'altezza tra i due personaggi, che come vi sto mostrando in questa foto, è particolarmente evidente. Come se ciò non bastasse, va detto che la coppia di Risa e Otani viene anche soprannominata da tutti come Orashin Kyojin, che è un famoso duo comico in giapponese, Giappone, in quanto loro si attaccano continuamente creando sketch comici molto divertenti per la classe. Nonostante questo, Risa si innamora di lui, ma sa benissimo che le cose non potrebbero funzionare, perché dice, lui è più basso di me, poi diciamo ci schifiamo e tutto. Comunque decide di dichiararsi e lui, attenzione, la respinge, perché non la vede come una ragazza. Lei è naturalmente distrutta, la sua amica Nobu, che faceva veramente pariare in tutti i sensi con la storia del mostrare le tette, veramente una genialata, cerca di consolarla, di farla andare avanti. Lei cerca anche di dimenticare Otani, ma non ci riesce. Le cose cambiano quando arriva il professor Mighty, che è un nuovo professore di inglese, questo coso orrendo con i capelli, cioè cosa gli è successo, sembra Piton. Lei si prende una sbandata per lui perché dice che è attraente, non ho idea, e non pensa più ad Otani. Dice, vabbè, tanto ormai lui mi ha respinto, quindi qual è il problema? Otani però non prende a genio il professore e si rende conto che in realtà Risa è importante per lui e che ha sbagliato. Alla fine finisce per innamorarsi di lei in questa scena bellissima in cui i due si baciano. Quindi iniziano una relazione, naturalmente un po' travagliata e tutto, però secondo me, ed ecco qua che già qualche problema abbiamo da questa seconda parte della storia in poi, in cui noi a un certo punto tutti i loro problemi legati all'altezza, al fatto che sono considerati un duo comico, viene messo un po' da parte. Per che cosa? Per, forse nell'intenzione degli autori, di far rallegrare un po' la coppia. Hanno pensato probabilmente, adesso che si sono messi insieme, cosa facciamo per mettere un po' di pepe nella storia? Quindi che cosa fanno? Tirano fuori due rivali, due tizi, uno per lei e uno per lui, che intendono mettere i bastoni tra le ruote. Anzitutto abbiamo questa tizia qui, io, la vicina di casa di Otani, che esce soltanto alla fine, che si vuole mettere con lui, ma lui non se la caga, però rende gelosa Risa. E poi Risa, che inizia un lavoro come cameriera, si ritrova un suo collega di lavoro a rompere le balle. Questo ragazzino qui, orrendo, con quei capelli, che cosa
gli è capitato, sembra uscito da Inazuma Eleven, che vuole mettersi con lei. Lo invita, lui è un po' più pericoloso dalla vicina di casa di lui, perché invita la nostra protagonista ad un concerto di Umibozu, che è questo rapper, che è il cantante preferito di entrambi i nostri protagonisti. Lei poi non dice a Otani che ci vuole andare e ci va, e sbaglia di grosso. Cara Risa, la protagonista è simpaticissima. L'unica cosa è che piange sempre e mi dà un po' sui nervi e alla fine fa questo grande errore. Però lei è veramente simpaticissima, ha i suoi problemi, i suoi complessi, fa delle facce veramente buffissime. Lui è particolare perché non è il classico bel ragazzo che tu dici che cacchio aspetti, menateci a pesce, però ha un suo non so che. Certo, quei codini, ecco lì, guardiamo, però non è male come protagonista, non essendo sia bassino, a un certo punto non so che. La serie naturalmente finisce bene, che finisce con i due che stanno insieme, però c'è un piccolo amaro in bocca perché vediamo che lui ha l'ambizione, vuole diventare insegnante e quindi si vuole iscrivere all'università. Lei invece non ha ambizioni particolari, vuole fare quello che è, si scopre, quindi affascinata al mondo della moda. Ci fa presagire che i due stanno insieme, però non è detto, magari dividendosi le strade, i due potrebbero separarsi. Spero vivamente di no. Però, diciamo, questa è una cosa che magari sto dicendo io e quindi la serie non vuole far intendere questo. Finita la recensione, parliamo della parte tecnica. Per quanto riguarda la parte visiva, allora, i disegni non sono proprio un granché. Forse questo è un problema della serie. Sono un po' bruttini. Sono disegnati un po' male, protagonisti, cioè io mi voglio soffermare. Allora, guardate questa foto. Quelle dovrebbero essere palme e sembrano enormi carote. Vabbè, comunque, per quanto riguarda invece la parte audio, allora il doppiaggio è veramente carino, è probabilmente insieme a quello di Slam Dunk uno dei migliori fatti in Italia. Per quanto riguarda però le sigle non sono niente di che e bisogna commentare la scelta nonsense italiana che hanno sostituito la sigla, la opening. Giapponese con un'altra giapponese che è la shonganese di Umibozu che sentiremo spesso all'interno della serie anche cantata in italiano, cioè non ho capito qual è il senso. Vabbè, comunque, a parte questo, a me è piaciuto molto come shoujo e vi consiglio di recuperarlo se non l'avete ancora fatto. Prima di chiudere la recensione, vi ricordo di entrare nella mia pagina Facebook, ho messo il link qua sotto, finalmente ho capito come si fa, e di passare per il canale di Dark Side of YouTube. Alla prossima!